Aver vinto il Cerbero Oscar per me è un grande risultato. Il Cerbero Oscar in qualità di migliore scoperta maschile sono io. Ho vinto questo ambito premio. E se l'ho vinto, ragazzi, è grazie, ripeto, grazie solo ed unicamente a voi. Alle 7.321 persone che mi hanno votato, ai 7.321 voti che sono arrivati nei miei riguardi barra nei miei confronti. Se mi avete votato è perché forse, con ogni probabilità, ritenete il mio canale adeguato alle vostre esigenze, è perché trovate me come un personaggio divertente da un lato, comico, simpatico, spontaneo, diretto, ma al tempo stesso anche un personaggio che vi porta di fatto, de facto, a ragionare barra a riflettere. E questa è tanta roba. Ecco, trovare uno come me che non propone sempre le solite stupidaggini, quindi rutti e peti, ma vi diverte, ma al tempo stesso vi fa ragionare, portandovi con i piedi per terra e facendovi capire che purtroppo esiste una morte, che purtroppo dovremmo tutti terminare, e al tempo stesso ragionando in termini ampiamente filosofici, secondo me è da considerare come una novità e come un elemento di svolta per quanto riguarda la comunità di YouTube Italia. Va bene? Quindi sono contento di questo ambito premio, sono riconoscente in primis a Davide Marra, Mister Marra, perché lui ha scoperto, è stato lui a scoprirmi, a darmi la possibilità di avere una visibilità maggiore, ma anche a tutti gli altri membri del Cerbero, quindi Dudubi e Marra e Dudubi e Flame, va bene? Anche loro comunque, devo dire che ogni tanto Dudubi mi trasmetteva, se ben vi ricordate, no? Quando facevo le live alla sera, lui vedevo che mi trasmetteva e praticamente mi metteva proprio sul canale del Cerbero Podcast, va bene? Ecco, io trovo che questa statuetta valga oro quanto pesa. Bene. Penso che questa statuetta sia una statuetta da adorare, da apprezzare e da adorare a 360 gradi. Va bene? La statuetta è questa qua. Da cosa è formata? È formata da una statuetta, per l'appunto, è formata da due parti. Una statuetta che è questa e sotto da una base, ok? La base è una base di colore nero ed è sferica, cioè praticamente è tondeggiante. Bene. La statuetta è di colore giallo oro, tra virgolette dorata, ok? E il corpo è quello della statuetta dell'Oscar, no? Però la testa non è quella umana, è la testa del Cerbero, ok? Quindi tre, no? Tre cani, tra virgolette, no? E idealmente parlando, qui davanti, qui al centro, ci metto Davide Marra, a sinistra Dudubi, ossia Simone Santoro, e a destra Mr. Flame, ossia Gianluca. Va bene? Ecco, quindi come statuetta è molto bella. Nel vederla, ragazzi, vedetela bene, è così, non è molto, non è altissima, è un'altezza giusta, è un'altezza adeguata. Va bene? Ed è, ripeto, molto bella da vedere. Il materiale non è plastico, non è plastica, ripeto, e quest'uomo, come questo Cerbero, tiene davanti a sé tipo un qualcosa che spunta fuori, non so cosa sia, ok ragazzi. Diciamo che è una sorta di tapiro d'oro, idealmente parlando, però in forma di umano, in forma di essere umano, con la testa però di Cerbero, va bene? Ecco, questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. O meglio, essere il vincitore come miglior scoperta maschile del Cerbero Oscar per me è tanta roba, per me è un riconoscimento di grande importanza. Quindi sono contento, ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, quelli che mi hanno votato, quindi sostenuto. Ragazzi, se ho vinto è solo grazie a voi. Grazie ancora a tutti, da Leandro, conoscitore italiano di Roma. Roma è la mia città, Roma è la città dove morirò, quindi se siete i miei fan e finirà questa pandemia, venite a trovarmi a Roma, fate una passeggiata per Roma, raga, io sono romano di Roma, e
e conosciamoci, va bene? Bella regà, un saluto a tutti voi, bella frate, tutta frappe, ciao!